Registrazione. Ciao Paolo, siamo con Paolo Baronci che è fondatore di Empirience e adesso è diventata Video My God. Esattamente, buongiorno Nicola. Ciao, allora prima di parlare di che cos'è Video My God e di come sei arrivato a Video My God, ti chiedo innanzitutto chi sei, da dove vieni, che cosa hai fatto prima di qual è il tuo percorso professionale e perché hai preso la decisione di diventare imprenditore. Sì, allora dunque, io ho studiato fisica teorica alla Sapienza di Roma. E dopo gli studi universitari ho fatto un periodo di ricerca, dopodiché sono entrato in una società di consulenza che si chiama Accenture, una dei leader mondiali. E dopo 3 anni che sono stato lì, mi sono trovato molto molto bene. Ho deciso che era il momento di partire con una mia iniziativa insieme ad altri ragazzi. E devo dire che il motivo è che secondo me un imprenditore sente questa esigenza in maniera molto forte e naturale, quindi è come dire una sorta di condizione esistenziale quasi, oserei dire. E quindi quello che abbiamo fatto è, dunque, io mi ero posto degli obiettivi. Il primo obiettivo era che se riuscivo a vincere il dottorato con la borsa pagata di dottorato e avessi preso il primo cliente, mi sarei staccato da Accenture, quindi mi erano posto questi due paletti. Quindi si sono verificati entrambi e da lì c'è stato il grande salto nel mondo dell'imprenditoria. Questo è stato un po' l'iter. E la tua prima azienda, quindi quella. La prima azienda ha sviluppato un prodotto che nasceva proprio dal contesto della convergenza fra le neuroscienze computazionali, che è la materia che abbiamo studiato, e l'intelligenza artificiale. Anche questa è una fatica. E quindi abbiamo realizzato questo primo prodotto che è un sistema di riconoscimento di caratteri manoscritti e siamo tra i leader italiani in questo ambito. Dopodiché, per tutta una serie di vicissitudini, poi magari possiamo approfondire, abbiamo deciso di lanciare un prodotto consumer, sempre basato su quello che era il nostro background cognitivo. Per creare diciamo, un sistema verticale nel mondo video, quindi dedicato a film, serie TV e video legati agli interessi delle persone, con dietro un sistema di raccomandazione semantica. Quindi qui c'è il contatto con quello che abbiamo studiato. Allora, no, mi interessa il percorso, diciamo, io sto cercando proprio di approfondire i percorsi, le esperienze imprenditoriali, no? Quindi tu a un certo punto, come dire, ti stacchi da Accenture, come dire, hai superato i due paletti e cominci a mettere insieme, cioè andrai da un notaio a fare questa società insieme con un socio, con dei soci, quindi quanti soci avevi? Allora, all'epoca eravamo in tre E e come vi siamo. eravate trovati? Eravate amici d'infanzia? Vi siete trovati? No, dunque, amici dell'università. Diciamo che in questo senso, secondo me, fisica rappresenta un terreno di cultura estremamente importante per quanto riguarda l'imprenditoria legata all'innovazione. Perché hai la possibilità di passare da un concetto passivo di studio a un concetto attivo, perché inizi a fare ricerca appunto attiva. E in particolar modo noi abbiamo avuto la grandissima fortuna di lavorare con un professore israeliano che è stato uno dei pionieri delle neuroscienze computazionali, perché tra l'altro ha risolto le reti di Hopfield, che sono tra le reti neurali più importanti che ci siano, e ci ha trasmesso questa grande concretezza nel realizzare dei progetti, quindi trasformare delle idee in modelli che poi venivano simulati e magari tradotti in chip neuromorfi. Quindi qualcosa di estremamente diciamo, concreto e innovativo. Questo ha dato la forza a chi stava all'interno di questo gruppo di poi prendere direzioni per chi ha seguito l'ambito della ricerca o chi ha fatto delle aziende. E noi rientriamo in questo secondo ambito, quindi dobbiamo, credo, tutto a quello che abbiamo studiato e al modo in cui lo abbiamo studiato. Ecco, questo è un po' il concetto. Beh, poi fisica a Roma mi sembra che sia una delle facoltà di fisica comunque, insomma, ritenute importanti in giro per il mondo, no? Sì, assolutamente, anche perché soprattutto nell'ambito della teoria della complessità lì c'erano professori come Giorgio Parisi, Daniel Amit e Pietro Nero, che insomma Parisi è stato candidato al premio Nobel, eccetera, eccetera, insomma, sono
sono persone Polo di di eccellenza, eccellenza, penso, no? sì, che sono invidiate da tutto il mondo. Hanno lanciato fette intere di ricerca nuova, quindi insomma è una grande fortuna poter stare a contatto con queste persone. L'altra figura fondamentale nel mio percorso universitario è stato Augusto Sagnotti, che è uno dei padri della teoria delle stringhe, perché io studiavo a Tor Vergata, è stato lui a presentarmi, a farmi la lettera di presentazione a Roma 1 e adesso è professore ordinario alla Normale di Pisa, di fisica teorica. Bene, allora, quindi azienda, siete partiti, siete in tre, primo cliente, cioè business to business, no? Voi fate riconoscimento di caratteri manoscritti, quindi Sì, assolutamente. robe di banche, queste robe qui, cos'è? Sì, beh, diciamo che noi abbiamo lavorato per diversi comuni, oltre 40 comuni, poi abbiamo preso il Ministero dell'Interno come cliente, Poste Italiane, quindi nell'ambito prevalentemente della pubblica amministrazione, questo poi è anche uno dei motivi per cui abbiamo deciso di costruire la seconda azienda in ottica consumer. Diciamo che io credo che in Italia siamo un po' tra l'incudine e il martello, perché nell'ambito B2B si rischia, in particolar modo nel public sector, si rischia di andare molto lenti per tutta una serie di logiche insomma, che in parte sono note e anche abbastanza dolorose, diciamo, come dinamiche e via discorrendo. E invece, per quanto riguarda l'ambito consumer, c'è il problema che non c'è abbastanza mercato, nel senso che il numero di early adopters e quindi di utenti potenziali che ti possono dare soprattutto un feedback è abbastanza ridotto. E questo è uno dei motivi per cui, secondo me, è importante, ad esempio, avere contatti con la Silicon Valley. Cioè, secondo me, non è tanto importante andare lì per prendere soldi, ma andare lì per prendere utenti e feedback in maniera veloce. Quindi questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, noi stiamo cercando di strutturare un rapporto anche con quel tipo di contesto. Ok, quindi sostanzialmente voi vi state muovendo in continuità, nel senso che dopo aver fatto la parte business to business, hai detto noi abbiamo tecnologia figa e forte, in questo frattempo mi hai detto avete preso, a che punto cominciate a cercare soldi da un business angel? Perché tu mi hai detto che siete finanziati in questo momento per 250 mila euro. Sì, noi con la nuova iniziativa che è Video My God abbiamo raccolto 250 mila euro da un VC che è Annapurna Ventures e da una serie di angel. A che punto? Dunque, nel momento in cui eravamo confidenti che l'idea fosse quella giusta e nel momento in cui avevamo dietro una tecnologia, un asset tecnologico molto forte che era il sistema di raccomandazione perfettamente funzionante. E da lì poi ci siamo mossi appunto per fare questa raccolta. Noi inizialmente volevamo occuparci di tutti gli interessi in generale, e poi abbiamo preferito invece targettizzare, diciamo, la piattaforma e il sistema di raccomandazione nell'ambito del contesto video nelle sue varie forme. Quindi inizialmente era qualcosa che assomigliava a Pinterest, CircleMe? Sì, esatto, diciamo, quella era un po' la linea, però non avevamo, secondo me, abbastanza forza per seguire quell'ambito così a tutto tondo. E poi pensiamo che ci sia un'opportunità per certi aspetti altrettanto interessante, che è quella della social TV e di quello che sarà l'evoluzione della televisione, insomma. Qui è un tema estremamente caldo, tutto sommato verticale, in cui noi riteniamo che ci sia lo spazio per un nuovo social media, al di là del. Eravamo rimasti alla raccolta fondi Annapurna Business Angel, quindi Sì, mi avevi fatto la domanda se com'è il prodotto, se è simile a Pinterest, eccetera, eccetera. esatto. Ok, allora com'è, quindi a un certo punto decidete che avete bisogno di fondi per lanciare il vostro nuovo il prodotto consumer. Andate alla ricerca di un business angel. Come avviene questa cosa? Cioè, come l'avete avviata questa ricerca? Contatti personali? Avete cominciato a partecipare a eventi? Insomma, non lo so, come accade? diciamo entrambe le cose. Noi abbiamo, diciamo, prima contattato le persone che conoscevamo direttamente, ma molto è stato fatto tramite un incontro diretto attraverso gli eventi. Quindi andavamo agli
eventi, andavo agli eventi, mi presentavo tipicamente quello che era uno degli speaker che stava sul palco dell'evento, gli spiegavo quella che era la nostra idea, e dopodiché chiedevo un parere, e tipicamente la cosa interessava abbastanza, e quindi mi davano il biglietto da visita, mi dicevano risentiamoci. E poi da lì nasceva il contatto, diciamo. Questo è il modo standard. Ad esempio, questo è successo ad esempio a un evento come Mind the Bridge, che ho incontrato delle persone che poi sono entrate a far parte della nostra società, insomma. Il processo di due diligence come accade, come è avvenuto? Che cosa avete? Ma guarda, dipende. Allora, nell'ambito Angel, la cosa che bisogna secondo me fare è cercare di incontrare delle persone che siano appassionate rispetto all'ambito in cui la startup si colloca. Perché alla fine c'è una condivisione di un sogno con il business angel. Nell'ambito di un fondo, le cose sono più articolate. Diciamo che la struttura di Massimiliano Magrini, Annapurna Ventures, nel momento in cui noi siamo entrati in contatto, ancora non era, diciamo, un fondo strutturato, cosa che invece oggi è. E quindi anche lì c'è stato, diciamo, lui all'epoca era un po' una via di mezzo fra un angel, tra un super angel e il gestore di un fondo. E credo che le cose che poi vanno sempre a valutare è il mercato, il team e gli asset che tu hai in termini tecnologici. Quindi queste sono le tre caratteristiche che in genere si vanno a guardare. Poi più in là ovviamente inizia a esserci un discorso di metriche di varia Certo. natura e quindi c'è un'evoluzione proprio nelle richieste e nel contatto. E la valutazione, che ovviamente in questa fase la valutazione è frutto di una scommessa, cioè dire io ci metto dei soldi dentro perché questa e mi prendo un X% della società e quindi di conseguenza la società vale X milioni di euro o quello che sia. È il frutto, come dire, di un accordo tra le parti, ma Sì, perché come è abbastanza aleatoria, credo che in quel caso. quindi mi avevi detto, eravamo arrivati a Business Angel, il processo di due diligence è veloce Sì. e voi cominciate a lavorare al nuovo prodotto. Voi siete usciti un po' di tempo fa con un prodotto che si chiamava Empirience, che Sì. era un beta test praticamente. Beh, è un alfa, Un alfa, diciamo, un ok. alfa vero e proprio che serviva più che altro a testare la tecnologia, e soprattutto nell'ambito del sistema di raccomandazione, quindi non aveva particolari velleità oltre a questo. E poi invece c'è stata questa focalizzazione che ti dicevo per la scoperta e condivisione di contenuti in modalità social, sempre facendo riferimento al sistema di raccomandazione semantico, diciamo, content based in ogni caso. E che cosa avete imparato con Empirience, diciamo, con la versione alfa? Beh, innanzitutto ascoltare molto di più gli utenti, questo sicuramente come cosa, ricevere dei feedback è la cosa più importante, penso, per una startup come la nostra. Seconda cosa è la focalizzazione, cioè sfrondare sempre di più in maniera tale da calarti. Senza perdere però di generalità in qualche modo. Comunque la piattaforma deve essere in qualche modo una piattaforma in un certo senso abilitante per l'utente o per terze parti. E quindi la cosa più difficile secondo me è riuscire a dare un contesto metaforico e un'usabilità tali da rendere semplice per l'utente l'immersione dentro il prodotto che hai creato. Quindi questi sono gli aspetti che abbiamo, diciamo, compreso al meglio rispetto a Empirience, ecco, che era sicuramente una piattaforma molto, molto acerba, con degli aspetti interessanti che abbiamo riportato anche su VideoMG, però insomma VideoMG è un salto di qualità enorme rispetto a Empirience, questo sicuramente. Senti, come avviene il passaggio da una roba che è completamente B2B e quindi dove tu hai dei rapporti consulenziali, vai dal cliente, insomma, cioè fai le riunioni col cliente, cioè tutte quelle classiche cose a cui sono abituati i consulenti, diciamo, a una roba invece in cui il cliente online lo conosci,
è un numero, è quasi più una statistica che non una persona in carne ed ossa. Ma io credo che alla fine, diciamo, allora, sono sicuramente due contesti molto differenti, ma perché è in parte differente il modo in cui tu recepisci le informazioni, cioè è l'input che in qualche modo tu lo devi scovare in modo diverso. Nell'ambito consulenziale, in genere, tu hai un need che è abbastanza facile da individuare. E su quello vai a costruire la tua proposizione nei confronti del cliente. Nel caso dell'ambito consumer, invece, questo need è molto più sfumato, è molto più legato a qualche elemento psicologico, ad esempio. E quindi diciamo, è più difficile riuscire a far emergere quello che è il reale bisogno dell'utente. Però diciamo, tutte e due hanno di fatto al centro delle persone. Quindi questo è l'elemento, se vogliamo, comune fra i due contesti. E sicuramente c'è stato un periodo in cui proprio di apprendimento da parte nostra per riuscire ad arrivare come dire, al nocciolo dell'emozione dell'utente, e quindi abbiamo dovuto imparare noi stessi a delle nuove regole in qualche modo. Quindi c'è stato un periodo proprio di apprendimento, è stato molto molto stimolante, devo dire, e continua ancora oggi. Il team cambia o è rimasto sempre lo stesso? Cioè, nel No, il team frattempo. grosso modo è rimasto lo stesso, ci sono state delle new entry. Diciamo che la forza di quello che è la nostra società è proprio questa coesione fra i soci. Devo dire che diciamo, io sono immensamente grato ai miei due soci, che sono Francesco Caruso e Guido Gigante. Innanzitutto sono due persone con cui condivido come dire, un'etica di fondo, cioè dei valori di fondo. Questa è la cosa più importante. La seconda cosa è che sono più bravi di me, quindi diciamo che mi aiutano in questo, nel senso che sono persone che hanno delle competenze eccezionali, diverse fra di loro, perché Guido, diciamo, se con una metafora calcistica, Guido è un po' il nostro attaccante, è l'uomo degli algoritmi, è quello che riesce a fare gol da qualunque posizione. Invece Francesco è il nostro responsabile scientifico, il nostro responsabile tecnologico, scusa, è un po', come dire, è colui che tiene tutta la squadra al centro del campo, il nostro mediano, diciamo, questo è il suo ruolo. Io mi occupo un pochettino di più di fare l'allenatore, quindi ovviamente mi becco gli improperi loro, ma insomma, a parte questo, siamo abbastanza affiatati. Per adesso siamo stati molto affiatati, bisogna vedere poi in futuro, sai, in futuro Eh ancora certo. non è scritto. Senti, e le nuove persone del team invece cosa fanno? Perché voi siete tre tecnici. Sì, beh, diciamo, ad esempio abbiamo inserito da una parte Daniele Alberti, che tra le sue varie start-up ha anche una piccola partecipazione in VideoMG, perché volevamo appunto avere un esperto dell'ambito appunto delle start-up. E poi sicuramente i nostri angel, e in particolar modo Annapurna Venture, ci stanno aiutando tantissimo. Quindi tutta l'esperienza di Massimiliano Magrini, sviluppata non da ultimo con la sua responsabilità in Google, sicuramente ci sta dando una spinta enorme per far crescere il prodotto. Abbiamo fortemente la squadra, insomma, per poter affrontare questo mercato consumer in modo adeguato. A collaboratori avete assunto persone? Guarda, in questo momento, cioè, nel senso, abbiamo dei collaboratori, ma non li abbiamo assunti, nel senso che, ad esempio, tutta la parte experience è stata sviluppata in Silicon Valley da una società che si chiama Zard, che ha già collaborato con Yahoo, insomma, con diverse startup di successo. Quindi, anziché internalizzare alcune competenze, adesso abbiamo preferito avvalerci di consulenze esterne. Questo ovviamente ha dei pregi e dei difetti, cioè ha dei pregi perché sei più snello, i difetti perché non ti consente di internalizzare competenze di cui comunque hai bisogno. Facciamo una cosa, andiamo solamente in audio e togliamo il video che comincia a ri. Ok. Ok, proseguiamo così.
Ok, quindi voi non avete sostanzialmente stabilizzato una struttura, siete una struttura, diciamo, distribuita perché utilizzate molte competenze esterne. Sì, diciamo che c'è un cuore molto forte per quanto riguarda VWMG, quindi non per la prima startup, ma diciamo per questa nuova iniziativa VWMG, c'è un cuore forte che lavora al prodotto e che utilizza anche competenze, diciamo, di esterne. Comunque anche Daniele, comunque Alberti è uno dei nostri soci, quindi voglio dire, abbiamo arricchito comunque anche il team. Ci sono Certo. degli aspetti legati in particolar modo a user experience e grafica, che invece sono in questo momento fornite da Spark. Ho visto che avete fatto. Allora, quindi organizzazione distribuita, forte contenimento dei costi grazie all'utilizzo di risorse esterne, però risorse scelte con un certo criterio, perché la user experience ve la siete andata a prendere in California addirittura. Assolutamente sì. Sì. Io credo che, diciamo, nell'ambito consumer ci sia un gap fra noi e gli Stati Uniti, la Silicon Valley, enorme in termini di sensibilità, esperienza, e quindi a mio avviso è necessario fare riferimento a competenze che qui si fa fatica a trovare. Mentre siamo, secondo me, molto forti per quanto riguarda la parte scientifica e tecnologica come background proprio italiano. Quindi ci è mancato in questi anni, forse negli ultimi 20-30 anni, la capacità di parlare con gli utenti. Del resto, i grandi successi, ad esempio della New Economy, insomma, a cavallo tra il 98 e il 2001, sono tutti nell'ambito, se vogliamo, dell'e-commerce o delle telco. Insomma, o derivati delle telco. Quindi in Italia fino adesso non è mai, mentre è uscito una Venere, non sono mai venuti a galla delle società come Twitter o Facebook, insomma, per intenderci. E credo che in questo senso ci sia però un grandissimo fermento oggi nell'ecosistema delle startup, dove mi sembra che appunto ci sia la capacità proprio di studiare il web, internet in generale, e proporre delle aziende veramente innovative, insomma. Senti, adesso stavamo dicendo, avete fatto un accordo con Excite UK. Tra Sì. altre cose, Excite, a dispetto del nome, è di proprietà di un imprenditore italiano. Assolutamente, sì, loro avevano dunque, fa parte della nostra strategia di generazione del traffico, stringere degli accordi strategici. E il motore di raccomandazione semantica è quindi offerto a partner media, tra cui Excite, quindi Populis, società di Luca Scani e Salvatore Esposito, che tra l'altro ho conosciuto a uno di questi eventi di cui vi parlavamo prima, perché ero stato invitato come speaker alla Social Media Week, un altro speaker era proprio Luca Scani. E da lì appunto gli ho parlato della nostra soluzione, siamo andati avanti fino a portare il nostro engine su alcune delle loro funzionalità, in particolar modo sulla correlazione dei loro contenuti. Com'è il rapporto, diciamo, voglio dire, il passaggio nel trovare un partner è un passaggio di trovare uno o più partner, insomma, è un passaggio molto delicato, no? In qualche modo, perché cominci ad esporre la tua tecnologia non solo, diciamo, consumer, diciamo, sul mondo online, dove, come dire, in qualche modo tutto è consentito, se non funziona, vabbè, oh, è così com'è, no? Cioè, quindi lo usi così com'è, se non funziona ciccia, ha invece una roba che stai lavorando quasi su un mercato duale da un lato, no? Cioè, quindi dall'altro lato lavori su un mercato business in cui fai accordi con aziende che ti misurano probabilmente anche sulle performance di quello che riesci a fare, sull'affidabilità. In questo immagino che abbia un ruolo il fatto che tu hai fatto il consulente per un certo periodo della tua vita, quindi insomma, come dire, la delivery, come dicono i consulenti bravi, la sai fare, immagino. Sì, sicuramente fa parte del DNA della società, quindi per noi è stato diciamo qualcosa di assolutamente naturale che riusciamo a fare con estrema velocità e precisione, quindi
Fino adesso ci siamo sempre trovati bene, anche i nostri partner hanno dato dei riscontri positivi, quindi del resto se ci pensi è anche un po' quello che ha fatto Google. Adesso non è per scontare diciamo, come dire, un riferimento oltremodo importante, però di fatto Google è vero, fa il 30% delle revenue con AdSense, quindi dà a terze parti il suo sistema di computazione delle parole, se vogliamo, quindi per cui vengono analizzate con AdSense un sito e gli viene attaccata la pubblicità, ma quindi tutto sommato non è così, è abbastanza una prassi quello che stiamo seguendo noi. Lo stesso inserimento del loro motore di ricerca all'interno dei primi browser, insomma, Netscape tra gli altri, serviva proprio a farsi conoscere sempre di più dall'ecosistema internet. Quindi alla fine noi stiamo adottando la stessa strategia. Senti, torniamo un attimo sulle questioni un pochettino più personali. Come si concilia il fare una startup con la vita privata? Anche che tu, quando ci siamo visti, hai detto che hai un bambino piccolo, Sì. bambino o bambina? Bambino, Bambi, Jacopo. Jacopo. Quindi come si concilia, diciamo, la fluidità, chiamiamola così, tipica di una startup? Con il fatto di avere degli impegni importanti, come quelli di avere una famiglia, di avere un bambino e così di seguito. Ma guarda, io penso che tutto dipenda dalla compagna che hai, cioè nel senso che io sicuramente non potrei stare qui e fare quello che faccio se non avessi avuto un supporto mostruoso da parte di mia moglie, nel senso che al di là, insomma, di questioni economiche, investimenti personali che io e lei abbiamo fatto e via discorrendo, è proprio la solidità di coppia quella che ti consente di andare avanti. Ovviamente tutto questo un po' come i soci. Puoi parlare per quello che è stato il presente e il passato, non puoi, come dire, mettere la mano sul fuoco per quanto riguarda il futuro, però è sicuramente un elemento fondamentale in qualche modo la sintonia e la sincronizzazione all'interno della coppia. Beh, anche perché se no tutto quanto ne risente, lavori male e soprattutto fai vivere male chi ti sta accanto. In questo caso, nel mio caso personale, quindi anche un bambino piccolo, straordinario, e quindi tutto dipende dalla sintonia. Secondo me, in particolar modo, chi fa il CEO di una startup, quello che deve saper fare è ascoltare tutti e capire laddove questa sintonia si sta perdendo e fare di tutto per recuperarla e per inserire nuove forze man mano che si va avanti. E questo fa parte sia del contesto, se vogliamo, della startup in quanto tale, sia del contesto più privato, più personale. Insomma, bisogna guardarsi spesso allo specchio, capire che cos'è che non va, capire che cos'è che non piace e cercare di migliorare la qualità nel breve, anche perché è una fatica mostruosa. Pensi di riuscire a, come finora sei riuscito a tenere un buon rapporto work, diciamo, di un buon bilanciamento tra la vita privata e lavoro? Quante ore lavori al giorno? Ma io dunque arrivo in ufficio intorno alle 9:30 e stacco intorno alle 8. Quindi arrivo a casa intorno alle 8:30, fai conto. Ah, è come se fossi un consulente di Accenture. Solo che Sì. non ti fanno fare riunione il venerdì alle 7. No, ma guarda, quello non è. Guarda, c'è una grande differenza fra i due contesti. Quando tu sei imprenditore, non hai più quel brand forte dietro che ti consentiva di vendere progetti o comunque di interloquire con i tuoi clienti con una certa agevolezza. E quindi hai più responsabilità dal punto di vista proprio prettamente contrattuale, sei tu che firmi e via discorrendo. Quindi questa è la grande differenza. Però devo dire che sarò sempre grato ad Accenture perché comunque è stata una scuola eccezionale. Poi è chiaro che è talmente grande, fa oltre 7.000 persone solo in Italia, che ogni caso è diverso. Però per quanto mi riguarda, personalmente, per me è stata una grandissima scuola. Quello che constato con un po' di rammarico è il fatto che forse troppe persone hanno preso quella direzione, cioè la direzione consulenziale, quindi questo non c'entra niente con Accenture, però in generale,
E invece c'è stata poca attenzione a far partire nuove aziende, insomma, dopo la bolla del 2001. Siamo stati un po' troppo pavidi, diciamo, come atteggiamento. Però, detto questo, mi sembra che le cose stiano ripartendo per il meglio. Beh, c'è molto, molto fermento, diciamo, negli ultimi anni, anche poi grazie a varie iniziative che in qualche modo mettono l'accento sulla possibilità di fare impresa anche per giovani e giovanissimi. Adesso siamo arrivati addirittura a Catania, hanno messo in piedi un hub di liceali che vogliono fare impresa, quindi tra un po' troveremo queste materie nel curriculum, diciamo, scolastico dei licei. No, sicuramente, perlomeno, ecco, insomma, da quello che sto vedendo io, intervistandovi, voi founder, insomma, ne sto facendo molti, e comincia c'è più fiducia sulla possibilità di farlo, ok? Quindi meno, insomma, è meno considerato una strada eretica rispetto all'andare a lavorare in un system integrator per un tecnico piuttosto che andare a lavorare in una società di consulenza. Senti, il prossimo passaggio di Video My God qual è? Allora, Siete Vai. no, diciamo, quello che stiamo facendo, stiamo, come dicevo, ascoltando gli utenti, rifinendo il prodotto, e quindi sarà come una sorta di spirale crescente in cui mese dopo mese miglioreremo il sistema e cercheremo di diffonderlo sempre, sempre di più. Questa è un po' l'idea. In questa fase stiamo rafforzando tutta la parte di time shift and consumption. Quindi in qualche modo la visione dei video, poi inizieremo con le affiliazioni con Netflix, Amazon e via discorrendo. Mentre per la seconda metà del 2012 passeremo al real-time consumption, quindi tutta la parte di come dire, programmazione televisiva. In questo passaggio avete già immaginato di fare un nuovo inserimento di capitale, quindi diciamo siete già alla ricerca di un round successivo? Sì, in questa fase stiamo valutando la possibilità di fare un nuovo aumento di capitale e far entrare dei nuovi soci, in particolar modo soci che possano portare, come è stato fino adesso, un valore rispetto a tutta l'iniziativa. Diciamo che la mia idea è quella di portare la parte di marketing negli Stati Uniti e lasciare qui ricerca e sviluppo, diciamo. Io credo che sia molto più difficile trovare soldi negli Stati Uniti, lo dicevo forse anche prima, però il mercato lì è assolutamente più ampio, quindi in qualche modo 1 milione raccolto qui o lì, o comunque utilizzato lì, vale molto di più, a mio avviso. No, su questo, ma d'altre cose, questo è un modello che insomma comincia a essere molto popolare, nel senso che sono più di una startup che ho sentito che si stanno indirizzando in questa direzione, cioè tenere la produzione in Italia perché le competenze ci sono, costano probabilmente di meno che nella Silicon Valley, anzi forse levaci il probabilmente, costano di meno che nella Silicon Valley, e c'è meno concorrenza nel farsene scippare in qualche modo, no? Diciamo tra startup, quindi da questo punto. Mentre è evidente che il mercato, con un mercato come quello americano, non devi essere anche lì per farlo, non puoi farlo dall'Italia semplicemente stando in Italia. Quindi il percorso è fondamentalmente far crescere il servizio, introdurre degli altri soci che però sono, come dire, ancora dei soci industriali, non sono dei soci puramente finanziari, cioè qualche socio che ti aiuti comunque a crescere come azienda, non che metta solamente dei soldi dentro. Per Sì, carità, certo. nessun venture capitalist ti dà come value proposition il fatto che loro ci mettono solamente i soldi, no? Però, insomma, c'è una differenza tra qualcuno che nasce puramente finanziario e qualcuno che invece è ancora magari, insomma, comunque, o magari è molto specializzato nel settore. Quindi soldi che pensate di prendere negli Stati Uniti. Sì.
Guarda, i soldi non so se li prenderemo qui in Italia o negli Stati Uniti, penso più in Italia che negli Stati Uniti, per quello che ti dicevo prima, però sicuramente la parte di business development la faremo anche negli Stati Uniti. Perfetto. E tra 3 anni dove sei? Tra 3 anni, chi lo sa, penso che starò in Silicon Valley. Ok, quindi ancora alla guida, diciamo, di Video My God, ma in Silicon Valley. Sì, penso di sì, penso che questa è la, diciamo, già a 5 la cosa potrebbe essere differente, ma a 3 credo che sia così. Io spero che potremo fare un barbecue insieme e che saremo vicini di villetta. Volentieri, guarda. Ma quello lo possiamo fare anche in Italia. Ma tu ti senti più, come dire, uno start-upper? Io ho incontrato finora due tipologie di imprenditori: chi vuole far crescere l'azienda e pensa di starci per molto tempo dentro, e chi invece pensa che no, io sono una persona che può lavorare bene nelle prime fasi dell'azienda, ma poi non sono uno che si mette lì a fare le operation e la porta a diventare una roba enorme. Beh, sono due approcci, nel senso che l'importante è essere consapevole dell'approccio. Tu ti senti più nell'approccio io sono startupper duro e puro, oppure no, io voglio far diventare questa roba una cosa globale, importante, cioè non sogno di fare la exit tra 3 anni, insomma, diciamo, ma la voglio far diventare una roba, voglio essere Zuckerberg, Jobs, no, perché voglio essere uno di questi che le aziende poi sono aziende durature, grosse e importanti. Guarda, non ti so rispondere a questa domanda, nel senso che uno sono molto scaramantico e penso che in entrambi gli scenari le cose possono andare bene o male, quindi tra l'altro non avrei neanche preferenze. Quello che ti dico è che mi sorprende tantissimo come, non tanto, ad esempio, se tu prendi i founders di Google, quello che mi ha sorpreso veramente non è il PageRank, che dal punto di vista scientifico, matematico è insomma qualcosa di assolutamente gestibile, insomma, una bella idea, ma insomma nulla di particolare. Ma è la loro capacità di aver fatto crescere un'azienda come hanno fatto loro, la stessa cosa per quanto riguarda Zuckerberg. Quindi questo veramente mi impressiona, perché vuol dire che sono stati in grado di imparare in continuazione dalle esperienze che andavano a vivere. Quindi poi sicuramente ci sono delle attitudini diverse e contesti differenti. Quello che ti rispondo è che comunque in ogni scenario mi piacerebbe continuare ad imparare, questo sì, sia che rimango su un contesto più da startup, se vuoi, e quindi viene fatta un exit, sia in un contesto in cui la società continua a crescere grazie anche alla nostra guida. In ogni caso, quello che mi piacerebbe è riuscire a dimostrare di essere in grado di imparare costantemente, perché altrimenti sarebbe il primo segnale dell'invecchiamento, insomma, che Beh, vorrei aspettare. questa è una cosa è importante perché un imprenditore è fondamentalmente una persona che risolve problemi. Io mi sono, diciamo, ma risolve problemi nel senso che vive, soprattutto nella fase di startup, vive in un contesto talmente liquido, talmente fluido, che ha bisogno di adattarsi continuamente. E l'unico modo per farlo veramente, da quello che perlomeno la mia piccola esperienza e da quello che ascolto, diciamo, da voi founder, in realtà è continuare a imparare perennemente, cioè in modo sistematico e immaginando sempre, appunto, anche per prepararsi a quello che ci sarà dopo, cioè cercare di capire quali saranno le cose che accadranno per sfruttarle, per trarne vantaggio piuttosto che per evitare che poi distruggano quello che hai costruito fino a quel momento. Senti, allora, innanzitutto io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per Video MG Grazie, crepi, crepi il lupo. e ci Grazie. aggiorneremo tra qualche mese per fare un follow up su quello che state facendo. Assolutamente, assolutamente. E beh, buon Natale, visto che domani è Natale. Tanti auguri. Tanti auguri Grazie, a tutti quanti, tanti auguri a tutto il team. a Ciao presto. Paolo, Ciao. grazie. Ciao. Ciao, ciao.